1.03, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La vicenda Siria ancora in primo piano, oggi ha vissuto una giornata molto importante. Il Premier Conte in conferenza stampa ha dichiarato che il sottosegretario si deve dimettere. Lo stesso Siri poco prima si era dichiarato innocente e pronto a lasciare se i magistrati non lo ascolteranno entro 2 settimane. Vediamo. Chiederò al Consiglio dei Ministri di porre la revoca dell'incarico al sottosegretario Siri. Il Presidente del Consiglio rompe gli indugi sul caso e annuncia la soluzione politica, che spiega è assolutamente sganciata dal percorso giudiziario. Dunque a nulla è servita la dichiarazione che poco prima lo stesso Siri aveva reso noto e in cui si proclamava innocente, si metteva nuovamente a disposizione dei magistrati ai quali chiedeva tempi brevi e metteva comunque sul piatto le sue dimissioni entro 15 giorni se la procura non lo avesse ascoltato. Ma il Premier è categorico, le dimissioni future non esistono, o si danno o non si danno. A nulla è valsa la fortissima resistenza della Lega, che ha sempre escluso le dimissioni di Siri, e proprio al Carroccio Conte ora dice: invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative. La risposta di Salvini arriva dall'Ungheria, dove si trova in visita ufficiale, e i suoi toni non sono di rottura. I magistrati sono pronti ad riscontrarlo e Siri dimostrerà la totale estraneità ad una vicenda surreale. In un paese civile funziona così. Lascio a Conte e Siri le loro scelte. A me va bene qualunque cosa, se me la spiegano. Per Di Maio il caso è archiviato e a 8:30 dice: non esulto, voglio fare un appello a Salvini, chiuso il caso Siri, vediamoci, parliamoci e lavoriamo il più possibile per il bene degli italiani. Credo che aprire una crisi di governo su un sottosegretario accusato di corruzione non dia una bella immagine. Comunque esclude ogni contraccolpo sul governo e aggiunge: mi auguro non ci sia il voto su Siri, semmai il Movimento voterà a favore e il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei Ministri. La situazione in Venezuela, ancora morti nelle ultime ore, Guaidó prova a spingere per la sollevazione popolare, ma intanto il presidente Maduro marcia con alcune migliaia di militari. E oggi Leopoldo López, leader del partito Voluntad Popular, ha assicurato dall'ambasciata spagnola a Caracas, dove si trova come ospite da martedì sera, che quello che è cominciato il 30 aprile è irreversibile. Sono almeno 4 giovani, di cui 2 minorenni, le vittime della nuova ondata di manifestazioni antigovernative in Venezuela, un paese sull'orlo della guerra civile. Poco fa il Tribunale di Caracas ha ordinato l'arresto di Leopoldo López, leader del partito d'opposizione Voluntad Popular, liberato dai soldati fedeli a Guaidó dagli arresti domiciliari che stava scontando in seguito ad una condanna a 13 anni. Attualmente López si sarebbe rifugiato all'interno dell'ambasciata spagnola a Caracas. A San Cristobal le forze di sicurezza di Nicolás Maduro hanno fatto irruzione in chiesa durante la messa, aggredito verbalmente il parroco e utilizzato gas lacrimogeni. Una delle tante iniziative muscolari e fuori controllo che ben descrivono l'atmosfera attorno al braccio di ferro in corso tra il capo dello Stato eletto, sebbene all'ombra di brogli, e Juan Guaidó, l'autoproclamato presidente ad interim. Se vuole prendere il potere deve solo vincere le prossime elezioni, dice Maduro, che però continua a non indirle, ignorando le richieste della comunità internazionale. E al contempo in scena quella che appare quasi come una chiamata alle armi e sfila con le truppe a lui fedeli. Un quadro drammatico e imprevedibile che si inserisce all'interno di un clima da nuova guerra fredda, con Russia e Stati Uniti arroccati su posizioni opposte, Mosca al fianco di Maduro e di quanto scritto sulla carta dell'ONU e Washington che, attraverso Guaidó, spinge per il capovolgimento di potere. La questione all'Italia adesso, troppi fronti aperti e la motivazione ufficiale, dunque Atlantia, la holding di Benetton che controlla già autostrade e aeroporti di Roma, ha confermato di voler uscire dalla partita per il salvataggio dell'ex compagnia di bandiera. A pesare ci sono le tensioni forti nei rapporti con il Movimento 5 Stelle a partire dalla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Il gruppo Veneto, prendendo in carica il 40%, è essenziale per dare vita alla New Co guidata dalle Ferrovie dello Stato con Delta Airlines e il Ministero del Tesoro per un totale del 60% delle quote. L'alternativa è la cessione a Lufthansa, interessata a poco più di metà delle attività di volo, con un piano di circa 5.000 esuberi. La cronaca adesso con la vicenda di Manduria. Il GIP dei minori non ha convalidato i fermi per mancanza di pericolo di fuga, ma ha comunque firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 2 sedicenni e i 4 diciassettenni accusati di tortura, sequestro di persona, danneggiamento e violazione di domicilio, coinvolti nell'inchiesta sulla morte del pensionato Antonio Stano, morto il 23 aprile scorso. Dopo aver subito per lungo tempo violenze e angherie, per gli altri 2 arrestati,
arrestati maggiorenni accusati degli stessi reati, il GIP del Tribunale Ordinario si è riservato una decisione nei prossimi giorni. Gli investigatori vogliono accertare se qualcuno di loro abbia causato con le percosse la morte dell'uomo. Agli atti i video delle sevizie esibiti in rete come trofei e la testimonianza di una ragazza di 16 anni, fidanzata di uno degli aggressori. Chiudiamo con il calcio, semifinali di andata di Europa League, vediamo come è andata a finire. Potrebbe parlare inglese la finale dell'Europa League, stando ai risultati delle prime sfide che hanno visto in campo le due londinesi, Chelsea e Arsenal. La formazione di Emery, specialista del torneo vinto 3 volte con il Siviglia, parte ad handicap in casa contro gli spagnoli del Valencia, che rompono subito l'equilibrio con il gol di testa firmato da Diakabi. Dopo la doccia fredda salgono in cattedra gli attaccanti dell'Arsenal. È un lampo quello di Aubameyang e Lacazette che dialogano a velocità supersonica fino alla porta di Neto che si arrende. Cambia l'inerzia della partita, affonda la difesa di Marcelino, in particolare Roncaglia, che si perde Lacazette nell'azione del raddoppio con il portiere non impeccabile. Nella ripresa l'Arsenal rischia poco e proprio al 90° trova il 3-1 con Aubameyang, abile a calciare al volo il cross millimetrico di Kolasinac. A Chelsea va stretto il pareggio in casa dell'Eintracht Francoforte, che tornava in una semifinale dopo 39 anni. La squadra di Sarri parte contratta e subisce la rete spettacolare di Jovic. Con Hazard e Higuain in panchina si mette in mostra Pedro, con la personalità internazionale riconosciuta. Il pareggio è il frutto di un controllo rapido in aria e un sinistro micidiale che non lascia scampo a Trapp. Il Chelsea cresce la distanza, creando molte occasioni importanti con azioni manovrate. Ma la più pericolosa arriva con la punizione gioiello di David Luiz, che colpisce la traversa. Decisiva la deviazione di Trapp, che salva i tedeschi di Hütter. Nel finale entra anche Hazard, ma l'1-1 resiste. Giovedì prossimo le gare di ritorno. E noi ci fermiamo qui, l'informazione invece torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.